Benvenuti a Roberta e a Stefano e a ciascuno di voi nel celebrare quest'oggi queste nozze, segno dell'alleanza tra due persone, tra due famiglie, segno dell'alleanza soprattutto di Dio con l'umanità. Vivete questo cammino splendido che oggi incomincia. Pare che anche la natura oggi faccia così, vedi, è fresco, è pulito l'ambiente, c'è l'aria bella limpida, no? È bellissimo che la prima parola dell'uomo della Bibbia sia un canto di stupore e di meraviglia per il dono delle persone, e custodire lo stupore gioioso e va fatto tutti i giorni. È un impegno che va preso e che voi oggi prendete. Non smettete di stupirvi l'uno dell'altro. Non smettete di gioire del fatto che ti ho incontrato, non smettete di meravigliarvi che il volersi bene, che l'amarsi non è mai scontato, bisogna stupirsi ogni volta e dire che fortuna che abbiamo di poterci voler bene, che fortuna che abbiamo avuto di conoscerci. Voi siete luce, la testimonianza dei coniugi cristiani che dicono è possibile volersi bene anche nel 2022. È possibile amarsi. Roberta, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stefano, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un applauso a questi sposi. All the shops and the cards and the chaos in this town. Have we forgotten? We need some sorting out. Clear our minds, we will find what the story is all about.
Something that sorrow.